Zero Motorcycle presenta la nuova SRS, una sportourer elettrica che condivide gran parte della tecnica con la sorella naked, la SRF. Troviamo infatti un motore capace di erogare 110 cavalli e 190 Nm di coppia, telaio a tralicio in acciaio che abbraccia questo pacco batteria da 14,4 kWh. Cosa cambia invece? Si nota da subito la carenatura ampia con questo cupolino dalle linee pulite che integra il faro full LED. Il peso della SRS è di 229 kg, che diventano 234 con la versione premium, ovvero 9 in più rispetto alla naked. Il sistema operativo che gestisce l'elettronica di bordo è il Cyper 3, è stato aggiornato e può tenere sotto controllo tutti i sistemi elettronici di bordo: traction control, ABS cornering, freno motore in rilascio. L'interfaccia multimediale permette anche di collegare lo smartphone tramite un'app e di poter settare la SRS a proprio piacimento, ovvero con i parametri desiderati. La funzione cornering dell'ABS è resa possibile dalla presenza della piattaforma inerziale Bosch. Il lavoro degli ingegneri di Zero si è concentrato anche per rendere questa moto comoda per chi viaggia. Troviamo infatti delle geometrie un pochettino più da sport tourer e quindi una triangolazione più rilassata, meno rannicchiata rispetto a una naked. Il manubrio è stato inclinato verso il pilota di 2 gradi, è stato allargato di 15 mm e alzato di 26. La sella è sempre posta a 787 mm da terra, invece le pedane sono state abbassate di 2 cm. Questo sicuramente vi permette di viaggiare con il busto eretto e senza caricare troppo il peso sui polsi. Tra le belle curve della Costa Azzurra, quando si alza un po' il ritmo, ci sarebbe piaciuto un setting un po' più sostenuto delle sospensioni, un po' come fa la sorella SRF, la Naked. Questa carenata però è pensata per andare incontro alle esigenze anche di chi viaggia e per questo offre soprattutto un maggiore comfort. Parlare di carattere del motore su un'elettrica è pressoché impossibile, perché la rotazione del polso sia sempre tutto quello che il motore può offrire. Ma possiamo dirvi come il propulsore possa essere addolcito nella risposta al gas grazie alle mappe motore. Sicuramente quella che abbiamo preferito durante il test è la Street, perché combina un'erogazione della potenza poco brusca al brio necessario per divertirsi. Utilizzando la modalità Eco è possibile sfruttare il freno motore, sia per rallentare che per ricaricare la batteria. Invece nella mappa Sport la moto è più libera di scorrere come fosse una a due tempi. Da un lato è bello avere questa scorrevolezza all'ingresso curva, dall'altro si vorrebbe un impianto frenante più potente, perché la massa da rallentare c'è e l'assenza del freno motore si fa sentire. L'attacco è progressivo, ma occorre strizzare bene la leva per riuscire a frenare forte. Per quanto riguarda un discorso importante come quello dell'autonomia, la casa dichiara un'autonomia massima nel ciclo misto di 175 km, che diventano 219 con l'aggiunta del power tank. Purtroppo non abbiamo percorso abbastanza strada per poter verificare questo dato, ma possiamo dirvi che sfruttando l'80% della batteria abbiamo fatto 116 km tra città, strade scorrevoli a media velocità e accelerazioni brucianti. Il tempo di ricarica con presa domestica da 3 kW è di 4 ore, ma si dimezza sfruttando il caricabatterie in optional da 6 kW. La massima performance da questo punto di vista si ottiene collegando la moto a una stazione fast charge di livello 2, tramite la quale il tempo per passare dallo 0 al 100% della carica è di una sola ora. Due le versioni di questa Zero SRS, la standard che costa 22.330 euro chiavi in mano e la premium che invece ne costa 24.590. Offre in più i contrappesi in alluminio, il caricatore da 6 kW per poter ricaricare più in fretta la batteria e le manopole riscaldabili. Arriverà in Italia a partire da marzo. Per tutti i dettagli seguite La Corrente sul numero di aprile di motociclismo.